tiro lo fa, tira, sbaglia, ma arriva Michelori dal nulla. Ti aspetti l'annuncio di Andrea Michelori, magari intanto chiudi gli occhi e speri che TJ Watson sappia ancora saltare e schiacciare come ai tempi migliori, a patto che si raggiunga un accordo economico, perché sostanzialmente di questo si tratta. Li apri e ti ritrovi tra le mani Claudio Ndoia, proprio lui, proprio il giocatore che a Brindisi spaccò la partita entrando dalla panchina, segnando 13 punti in faccia ad Italia e compagni e risultando decisivo con le sue triple. Quella partita Lavanoli e Gresta non devono averla dimenticata, anche se l'allenatore il 14 novembre scorso era ancora Attilio Caglia. E così i bianco-blu trovano la loro terza pedina del roster dopo Brian Chase e Andrea Conti. Il capitano, lo ricordiamo, deve ancora firmare il contratto. Ndoia ha 28 anni, nato in Albania, ma è di formazione italiana. La sua peculiarità, come detto, il tiro da fuori. L'anno scorso il 45,6% dall'arco, tra i migliori in assoluto. Aspettiamoci dunque spettacolo, dato che è anche la specialità del Chosen One. Ndoia lascia Brindisi da capitano. Con la Enel partiva dalla panchina ed è stato determinante nella conquista della promozione 2 anni fa e nella salvezza dello scorso anno. 2 metri, 94 kg, ha concluso la sua ultima stagione con 6,5 punti e oltre 2 rimbalzi a gara. Tosto in difesa, uomo spogliatoio, proprio di quelli che piacciono a Gresta. La nuova Vanoli inizia a prendere forma. E non scordiamoci che dobbiamo solo salvarci, però la nostra coscienza sa che non possiamo ottenere ancora di più.